Nuova edizione delle breaking news di Teletruria nell'inferno di Gaza. Tre operatori sanitari dell'ASL Sud-Est hanno preso parte ad una missione che ha trasferito 16 bambini con gravi patologie e gravi ferite provocate dalle bombe. Due di questi sono aretini e questa mattina abbiamo avvicinato nella centrale 118 i commenti di chi è tornato da quella zona di guerra, provati da una realtà totalmente diversa culturalmente dalla nostra, ma che davvero vive una emergenza umanitaria che mette in ginocchio l'intera popolazione. E poi invece ci spostiamo nella politica regionale ma anche nazionale, perché ennesimo gazebo al mercato settimanale di Via Giotto per promuovere la raccolta firme contro la legge sull'autonomia differenziata. L'iniziativa è stata promossa dal PD e verrà replicata dal 25 agosto al 15 settembre. Già centinaia di migliaia le firme contro questa possibilità. Ovviamente sappiamo che la regione ha deciso di indire nei prossimi mesi un referendum per far scegliere ai cittadini il sì o il no a questa autonomia. E poi una notizia purtroppo tragica, perché il mondo della giostra è in lutto per la prematura scomparsa di Daniele Locci. Faceva parte dell'associazione Signa Arrezzi da oltre 5 anni, appassionato di storia e arte. Locci, in arte Dalo, era anche un pittore molto apprezzato. È tutto dalle breaking news di Teletruria, ci rivediamo alla prossima edizione.